Allora, dalle prime luci dell'alba procida è iniziata la demolizione di casa Ambrosino. Come vedete, il vico interpoderale che porta all'abitazione è presidiato dai carabinieri. Sono giunti da Napoli in tenuta antisommosso. Cosa strana per un'isola vedere carabinieri così. Niente, fuori un bel gruppo di manifestanti. Antonio, ancora una volta sei qui a manifestare la vicinanza. Stamattina vedi un dispiegamento di forze dell'ordine, nella notte è iniziata la demolizione. Sì, purtroppo in questo momento la democrazia in Italia ha perso, perché non si può sostenere che un giudice dice una cosa e un Consiglio di Stato ne dice un'altra, però non so chi bisogna rispettare, la prima o la seconda tesa. Cioè, io non lo so, noi siamo qua perplessi perché non diciamo che la casa non deve essere abbattuta, perché se, però aspettare il 6 di aprile non era un sacrilegio, perciò quindi non so il motivo perché questo accanimento, ma non lo so, vorrei essere spiegato, perché poi in fondo noi non siamo gente di legge, siamo gente operaia che abbiamo fatto una vita di lavoro e poi ci viene fatto questo torto, per quale motivo non lo so. In vero sì, oggi il sindaco con l'appuntamento in procura per parlare con il magistrato, e ovviamente gli operai non hanno tenuto conto, ovviamente la ditta e le forze incaricate non hanno tenuto conto di questa, di aspettare almeno la giornata, e hanno cominciato la demolizione. Come vedete, oggi Procida si sveglia così, oggi Procida si sveglia un assetto di polizia, una cosa incredibile e mai vista.